Ancora vigilia, con la Virtus pronta a concludere la settimana più lunga con tre sfide ravvicinate. Dopo aver battuto la Regina, rischiato di vincere a domicilio sui Canarini del Modena, i rossoneri puntano nel mirino le rondinelle del Brescia per festeggiare anzitempo la primavera, allungando definitivamente sulla zona salvezza. Al rientro Almici e Volpe, fuori Rosania e Turchi causa squalifica, il tecnico Gautieri conferma sullo stato di grazia dei suoi. Sentiamolo. Una sfida, secondo me, indipendentemente dalla classifica, è una sfida da giocare. La classifica dice che oggi sei a 4 punti da play-out e a 5 punti da play-off, ma noi sappiamo benissimo che bisogna guardare dietro, mentre il Brescia, a mio avviso, per la squadra che ha, deve guardare avanti. Noi ci dobbiamo guardarci dietro, dobbiamo guardare al Grosseto, dobbiamo guardare alla Pro Vercelli, dobbiamo guardare a Vicenza, Bari, queste squadre qua. Empoli, Varese, Verona, Livorno, sicuramente questo deve guardare il Brescia, ma non noi. I bresciani saranno invece privi di Caracciolo, l'uomo più pericoloso e rappresentativo. Il tecnico Calori, dopo il pesante rovescio interno contro l'Empoli, rischia la panchina al Biondi. A proposito del Biondi, atteso il grande pubblico. L'arbitro sarà Massimiliano Irati, nato a Firenze nel 79, ma iscritto alla sezione AIA di Pistoia. In questa stagione Irati non ha mai arbitrato la Virtus, ma ha già diretto due volte il Brescia fuori casa, a Vicenza e a Varese. Per quanto riguarda i precedenti, in passato in Lega Pro Albiondi è stato due volte nel 2008-2009 e in entrambe le occasioni si sono imposti i rossoneri Virtus Foligno e Virtus Taranto. Appuntamento domani ore 15.